200 lavori fra dipinti, fotografie, disegni e sculture, la mostra Degas, il ritorno a Napoli, allestita nel refettorio di San Domenico Maggiore, racconta il periodo napoletano del grande artista francese che risiedette nella lussuosa dimora del nonno paterno nei pressi di Piazza del Gesù. Alcune fra le opere esposte restituiscono uno sguardo insolito sulla Napoli di metà Ottocento. Per gli impressionisti la fotografia è stata molto importante, in particolare per Degas, che ha sperimentato punti di vista diversi e ha utilizzato le fotografie, come si può vedere in questo caso, per realizzare disegni e dipinti. Impressionista atipico, Edgar Degas ebbe fra i suoi soggetti prediletti le ballerine e le prostitute. Col catalogo della Maison Tellier, il pittore parigino indagò con acuto realismo gli interni di una casa d'appuntamenti. È la serie dei monotipi realizzati da Degas indagando la vita delle case chiuse parigine. Ha ripreso il racconto di Guy de Maupassant e ha realizzato questi monotipi, anche questi molto molto rari, difficilmente esposti, e raccontano la vita di queste poverette che vivevano in queste case chiuse, che erano il luogo abituale di ritrovo degli uomini della Parigi di fine Ottocento. La mostra resterà a Napoli fino al 10 aprile.